Benvenuti in un nuovo video. Allora, mi sono messa un po' da parte perché, come vi ho anticipato, oggi andiamo ad aprire assieme un pochetto di pacchi. Perché se avete visto il video di svuota la spesa di cose per la casa e cose della Coop, e ovviamente Coop deve avere 8P perché sennò non sono contenta. Ed ho acquistato delle cose online con le Coop online, che adesso vi faccio vedere subito per primi. Queste qui. Ok, e spostiamo i pacchi Amazon. Eccoci qui. Uno è già caduto, perfetto. Dunque, Coop online, quindi è comodo perché sto cercando di non fargli vedere i dati personali, ok? È comodo perché acquisti online. Anche le cose che non ci sono ed è in negozio, lo fai recapitare nel negozio più vicino e puoi scegliere se pagare alla consegna oppure pagare in anticipo online. Io normalmente pago alla consegna quando vado a ritirare il pacco perché vediamo se ci sono tutte le cose oppure no, perché così si evita che mancano delle cose, ti fanno rimborso, devi aspettare. Adesso, prima cosa, vi mostro questo, che devo ancora aprire, oltretutto, devo ancora aprire tutti questi pacchi, quindi forbice alla mano e parto. Allora, non è che ho preso tantissime cose, però mi servivano. Dunque, ho preso DVD, perché mi servono sempre, questi sono gli R, io su formato disco di DVD ed salvo le foto, i video sui dischi esterni, ma le foto preferisco sui DVD perché faccio ed ogni DVD ha una tipologia di foto oppure di data e quindi mi sono più comoda a trovarle. Poi, eccolo qua, un'altra bella incappata così anche comoda, un'altra di queste porte USB. Adesso ve la faccio vedere, questo è un USB-C. Aspettate che devo proprio aprirlo. E in pratica è un moltiplicatore di porte USB, perché sapete che nel mio computer ce n'è solo una e ho il moltiplicatore di porte che sto utilizzando. Però ho trovato che quando le faccio da tablet è inutile, mi serve lo stesso. E quindi forse quel giorno sto magari editando un video e quindi non riesco ad andare fare le cose sul computer, uso il tablet, però mi servono le porte, è inutile, no, non ho porte, non ho porte. E quindi questo è piccino e compatto. Eccolo qua. E quindi va bene, mamma mia che rumore, va bene anche da tablet. È questo qui. Piccino piccino, comodo, pratico ed è sì, mi trovo bene. E poi per finire, grucce ed appendini, non so come le chiamate. Queste sono pinze, le chiamano pinze per gonne del marchio Le Cose, che è quello del supermercato, ma non riuscivo a trovare e ne ho prese. Quattro confezioni da 3 l'una. Adesso scusate, ma appoggio questo pacco e ne tiro fuori una per farvi capire. Allora, io sono abituata con le grucce, proprio chiamo grucce, grucce, con le grucce quelle in plastica per pantaloni, però, ma proprio niente si apre. Mai fare i video senza preparare le cose prima. Però dopo un po' si rompono, è inutile. E allora ho detto basta, cioè non ne posso più di cambiare delle grucce. Ho preso queste in finto legno. Si può, ecco. Si può stringere o aprire un po' per le dimensioni e hanno le mollette in acciaio. Acciaio, chiamiamolo acciaio, ecco. Dovrebbero essere più resistenti, almeno mi auguro, visto anche il prezzo. 3,90 € al pacco. E adesso mettiamo via tutte queste cose, via tutto, via tutto, via tutto, perché devo farvi vedere, sì, dopo sistemo, devo farvi vedere le cose di Amazon, perché sono pacchi. Quindi devo andare a recuperare il pacco che è caduto e premetto, speriamo di ricordarci cosa c'è dentro, perché sinceramente non è che mi ricordi più di tanto. Allora, primo pacco. Sì, ok.
Ripetitore Bluetooth, sempre per il computer. Non l'ho Bluetooth sul computer e ho trovato che è molto più comodo. E, oltretutto con le cuffie e mi trovo molto bene se non voglio attaccarle con il jack audio. E, Bluetooth 4.0 ha recensioni super positive. E, proviamolo. Oltretutto l'ho preso con una promozione, quindi proviamolo. E ok. Poi cos'altro c'era qui? Non mi ricordo più. Anche perché alcune cose me le davano in consegna, quest'altro pacchettino, me le davano in consegna ed è dopo 2 settimane e poi mi arrivano le notifiche in consegna oggi. Dico, oh bene, ok, questo cos'è? Sì, ok, adesso mi ricordo. Allora, premium charging cable. Ok, dovrebbe essere, e dico dovrebbe perché non l'ho ancora aperto. Un cavo di ricarica con i vari adattatori magnetici in modo che il cavo resta questo. Esatto. Wow, un super cavo! È lunghissimo. Io l'ho preso perché era con le promozioni del giorno senza neanche guardare quanti metri è. Non lo dice. Non lo dice. Comunque è. Posso girare da una parte all'altra della stanza, una parte USB e nell'altra parte ci sono gli adattatori magnetici che sono così e poi qui ci sono i tre adattatori, quindi in varia le misure, quindi ok, e una volta messo non si stacca, almeno che non lo stacchiate voi. Da provare perché ho talmente tanti di quei cavi che non ne posso più, mentre qui ci sono tutti gli adattatori, quindi ed è quello il USB-C, quello classico, quello che non so che cosa possa servire. Insomma, non sono la persona più tecnologica di questo mondo, ma avevo visto che me li ero segnata, che gli adattatori c'erano tutti. Le misure c'erano tutte, magari c'è scritto e io non ve lo so dire. Assolutamente no, c'è scritto 3 in 1. Quindi no, non c'è scritto. Non c'è scritto, quindi amen. E lo proverò e vi saprò dire, perché se posso tenere un solo cavo ed è cambiare solamente adattatore, per me è fantastico, perché eviterò di avere tutti questi cavi in giro per casa, uno lì, uno lì, uno lì, uno lì, in base a cosa devo caricare. E quindi ok, adesso sistemiamolo qui un attimo che poi lo provo. Andiamo avanti, andiamo in ordine di grandezza. Questo. E non so che cosa c'è dentro, non mi ricordo cose di queste misure. Proviamo. Mentre lo apro, perché non l'ho ancora aperto, vi chiedo una cosa: ma Amazon non era quello che ha fatto quella politica del tutto ecologico? Infatti, mi è venuto in mente perché il nastro carta qui è in carta, quindi è riciclabile. Ma non era quello che era tutto ecologico? E poi dentro alcune volte trovo come imballo la carta e altre trovo la plastica. Ma allora questo è ecologico? Ah, sì, mi ricordo. Questo qui era sold out, ma l'ho ordinato lo stesso perché aveva un prezzo ridicolo ed è arrivata. Allora, è una. Ve la faccio vedere. È una scatola porta tisane che adesso apro. L'avevo vista in offerta, ho detto ma non so se prenderla o no. Poi dopo, quando mi sono decisa con le misure e tutto, è andata sold out. Ho detto no, questa provo a metterla nel carrello e acquistare lo stesso. Al massimo i soldi li prelevano solamente quando spediscono. Quindi se non va mai spedita non me li preleveranno mai. Perché? Perché mi è costata 2,18 euro. E me la ricordo bene. Bella, è il legno grezzo, ha l'apertura così e dentro è così. Sono fissi loro, sì, sono fissi. È proprio legno grezzo, quindi è anche delicata, è sottile, però è bella, è bellina, è molto bella e quindi mi è piaciuta, che poi sì, è porta tisane, ma va bene, poi per tutto. È proprio bella. Per il prezzo, perché era un fine serie, quindi e a questo punto che cosa c'è nell'ultimo pacco? Perché lo apriamo direttamente.
quello che dicevo, perché nel pacco di prima delle tisane c'era l'imballo in carta, mentre in questo pacco che adesso apro c'è l'imballo in plastica, quindi un po' un mistero. Ah sì, mi ricordo, ah, c'erano due cose, ecco perché mi sembrava che qualcosa non quadrasse. Allora, prima cosa che vi mostro, questa scatola ok, una scatola in plastica da 11 litri, carina, l'ho pagata 1,50 euro, sempre con le offerte del giorno di Amazon, ragazzi, guardatele perché sono wow. Ed è, mi piace, ha il coperchio che adesso apro, aprendo il coperchio si stacca anche l'etichetta, ma tanto lo toglierò con l'alcol. È una scatola porta cose, ah, è chiusa anche di là. Ok, così metti dentro le cose, un salva spazio, ci sta, un salva spazio, ecco. E poi dopo, ultima cosa, quindi adesso l'appoggio qui. Ok, ultima cosa che ho preso, sempre con le offerte del giorno, e anche questo è chiuso, quindi lo andiamo ad aprire, è l'olio di ricino puro al 100%. Per capelli, pelle, unghie, sopracciglia e ciglia, tutte recensioni super positive, e quindi ho pensato di prenderle. Un 100 ml olio di ricino puro e pressato a freddo, dovrebbe essere, so. E anche questo l'ho pagato 5 euro, ecco qua. Allora, ecco, esatto, ricordavo, perché è proprio apposito per ciglia e sopracciglia, con l'applicatore per le sopracciglia, l'applicatore tipo, è un materiale strano, sembra un cotone, un cotton fioc a punta, e poi c'è il flaccone con la pipetta dosatrice in vetro. E mi è sembrato pratico, le recensioni erano super super positive. Vediamo se funziona un po' per ripristinare queste sopracciglia che hanno avuto anni di spinzettamenti, come tanti delle mie età hanno avuto. E niente, dunque, questo era tutto il video delle aperture, perché i pacchi sono finiti, ora dovrò mettere via tutto. Fatemi sapere se qualcosa vi ha incuriosito, qualcosa l'avete già, qualcosa vi piace. Ora vado a provare assolutamente questo cavo, assolutamente. E spero di avervi avuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao. Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!